Grazie all'avventura La alla buvette di Eva, abbiamo potuto assumere tre donne e uh, cominciare un tirocino di inserimento lavorativo per un'altra. Sta andando molto bene, le donne sono felicissime di lavorare qui. E, e come dire, lavorare qui fa bene, ce ne accorgiamo quotidianamente perché vediamo che eh, è una trasformazione costante. D'altronde, quello che pensiamo è che stare in un, un contesto bello diciamo, aiuta sicuramente, e la bellezza la leggiamo anche nei loro occhi. Il teatro Mercadante ha affidato di recente la gestione della sua buvette a un'associazione di donne vittime di violenza, operazione di grande significato sociale ma anche servizio di qualità che offre lo spazio nel foyer per un caffè una pausa pranzo e che rimane aperto anche di sera in occasione della programmazione teatrale. Alla bivette di Eva lavorano quindi le donne in uscita dalla violenza e già coinvolte in percorsi di inclusione della cooperativa sociale Eva che da 24 anni progetta e realizza servizi di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne e i minori. Nel 2012 a Casal di Principe non venne confiscato, ha messo su il laboratorio delle, delle giottonerie di Casa Lorena dove da allora fino ad oggi eh, insomma abbiamo sostenuto in termini di autonomia eh, economica ma anche di eh riconquista delle proprie competenze, un numero notevole di donne, alcune lavorano ancora con noi. Cultura e valori sociali indissolubilmente legati quindi grazie all'iniziativa del Teatro Nazionale di Napoli che sostiene così percorsi di empowerment per le donne più vulnerabili e promuove un'economia sociale inclusiva, circolare e sostenibile. Noi siamo molto molto orgogliosi, allargheremo questa partnership verso anche azioni comune, collaborazione su, su iniziative iniziative da fare insieme. Lo spazio eh, prima di entrare nella sala diventa uno spazio di apertura vera alla città su un argomento specifico naturalmente, su un impegno specifico, ma simbolicamente diventa anche uno spazio aperto in generale alla città, aperto sulla piazza finalmente liberata e per la prima volta il teatro ha davanti una piazza eh, propriamente detta, no? senza più il cantiere della metropolitana e quindi l'unione di questi simboli ci sembra un po' la cosa importante da trasmettere e la cosa anche che ci ha mosso nella scelta di questa partnership.